Allora, bene, incominciamo. Dovresti metterti qui vicino a me. Ecco, mettiti davanti lo scimmione. Ma che cazzo? Bene, salve a tutti cari figlioli e ben arrivati in questo No. 36° episodio di Ark, qui con me, con Dave e oggi anche con Andrea, che è qua in giro da qualche parte che si nasconde. Andrea, dove sei? Trite. Oh, ok, eccolo qua, mi fa gli scherzetti. Ciao. Bene, rimettimelo a posto che io sono preciso con gli animali. Ok. Bene, cari figlioli, e dopo aver concluso l'episodio precedente, nel migliore dei modi, perché abbiamo sconfitto il boss umano che ci ha droppato, o meglio, ci ha sbloccato gli engrammi tech della serie Prime. Come vedete, guardate che figata, io me ne sono già craftati due, richiedono davvero tante risorse, quindi un pochettino per volta. Qual è questa specialità di questa tuta qui? È che non è usurabile, guardate che figo. Finalmente non dovremo più andare ad aggiustare le nostre armature. Bene così. E cosa faremo in questo episodio? Beh, l'avrete già capito, oggi andremo a sconfiggere, almeno ci proveremo, andremo ad affrontare i tre draghi dell'arena. Quindi ora ci tocca scegliere quali animali portare insieme a noi per Sì. cercare di affrontare al meglio questa missione, Porca ma miseria. soprattutto guardate il nostro Quetzal, si è avuto qualche piccolo problema, vero Andrea? Annaccia. Sì. Allora, magari vai a prendere il Quetzal, Vado bravissimo. su con l'Optero Alfa. Purtroppo è danneggiato, un golem ce l'ha praticamente sfragellato sui fianchi e nella parte posteriore. Dovremmo aggiustarlo, ma visto che siamo entrambi molto sfaticati, credo proprio che rimarrà così. Allora, io direi che come animali ci possiamo portare i ragni, che bene o male sono Sì, poi sacrificabili, ce n'è li un altro possiamo lì fuori, mi sembra. portare. Ne abbiamo ben due, dov'è l'altro? Ce n'è uno anche sulla piattaforma. E pensavo anche ai Dodorexi, anche se onestamente mi dispiacerebbe perderli, quindi non lo so, ci dobbiamo pensare un attimino. Sicuramente ci porteremo i nostri lupi, che sono veramente il nostro jolly. Ed eccoci qua, cari figlioli. Abbiamo inserito tutto il necessario per procedere all'arena del primo boss, quindi direi procediamo e Proviamoci. proviamoci, giusto? Occhio, ecco, ora sono in dubbio se lei, l'astra, potrà entrare. Oh, credo proprio di no, Però ci proviamo. Se dovesse essere così, riuscire a entrare, vuol dire che ce lo possiamo shottare. Nelle prossime arene verremo qui con 10 astra. Ok, eccoci qua. Guardiamo un pochettino l'arena. Eccolo Eccolo lassù. là il Sì, l'ho drago. visto. È la prima volta che accedo. Mannaccia quanto è carina. Allora, ci sono tutti. No, però non c'è l'astra. Mannaccia. Vabbè, dai, ce lo immaginavamo, infatti. Allora, vediamo un pochettino. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare da qualche Oddio, aspetta parte? un attimo. Sì. Volevo, se riesco, a 432.000 di vita. 432.000, vabbè, dai, non è così terribile. Tenendo conto che abbiamo i lupi che fanno 25-30.000 di danno, dovrebbe Finché essere. non l'attacchiamo noi, no. E il bello è che qua si soffre di caldo. Ah, infatti, vedo l'iconcina in basso a destra. Però la sete non è scesa ancora, almeno pochissimo. Sì. Aia, Urla. aiuto! Chi è che mi ha È sparato? arrivata una meteora. Aiaiaiaia, allora vedi che ci attacca già. Allora, venite tutti qua, seguitemi. Chi è che non mi sta Proviamo. seguendo? Ci attaccheranno anche dei Dimorphodon, eh. Eh sì, lo so, lo so. Allora, sì. No, aia, aiuto, ma mi ho colpito. Mannaccia, io sono già messo male. No, gli altri due giù in fondo non ci stanno seguendo. Aspetta che devo andare a chiamare, mi ricuro un attimino. Ok. E facciamo attenzione a non cadere nella lava. Usti, mi hanno già tirato via l'armatura. Ma quando è che scende sto cacchio di drago? Dai, venite anche voi, please. Che cos'è che non vi è chiaro, mannaccia voi. Eccolo qua, manda. Ok, arrivo, arrivo, arrivo. Vai che gli facciamo il culo. No, nella lava. Sì. Mannaccia. Ok, io non sono nella lava proprio per un pelo. Stiamo facendo 63.000 di Pure danno io. assieme. Cosa impressionante. Aiuto, ho preso fuoco. No, 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 sto andando a fuoco. Aiuto. Sta già morendo. Anch'io. È andato. Wow. Abbiamo la sella per il megalodonte, grande, però sto morendo. No, ok. Bene, bene, il primo andato. Fantastico. Abbiamo trovato la sella. No, stanno bruciando. Guardali, guardali. Uno è morto. Il Il ragnetto. ragnetto, sì.
Porcaccia la miseria. Cioè, qua il problema più grande è la lava, non è tanto il drago, mannaccia. Forse nel prossimo scontro non li portiamo. Sì, secondo me sì, sarebbe meglio. Io lupo al 100%. Ok, però. Noi ci curiamo un pochettino perché la vita è scesa. Guardate qua, ci ha dato 40 pezzi di elemento, la bandiera e la testa del drago. E poi, ok. Sì, me l'ha sbloccato anche a me. E poi ci ha dato quella specie di casco da mettere sopra la testa, che è abbastanza una sciocchezza. Proviamo già l'altro. Ma io direi di sì, proviamolo subito. Vediamo di prendere tutti gli artefatti e le... Io con la vita sono messo abbastanza okay, bene. Ok, io però non mi ha fatto okay. Tanto alla fine. A parte di morfo non. Lupo al massimo. Ok, il mio lupo no, non è al massimo, io devo andare a bere. Quindi prendiamo l'astra e andiamo a... Vai, io non ne ho bisogno sinceramente. Ok, io già che ci sono lo bevo. Bene, abbiamo messo tutto per il secondo boss di secondo livello. Io direi che facciamo, ci proviamo, Andrea? Vai, proviamoci. Ok, via allora. Dai che moriamo. No, non dire così. È vero che abbiamo un animale in meno e che il boss è un più difficile. Però con i due lupi secondo me facciamo strage. Grazie all'esistenza dei lupi. Sì, guarda che non ti... che rimanga qua te. Perché se dopo rimani qua io entro. Ah, ok, allora scendo dall'asta. No, non lo so, è un'ipotesi mia, non so se funziona. Sì, può darsi. Meglio non rischiare. È sempre dentro. Caspita. Bene, eccoci di nuovo qua nella nostra bella arena. Dov'è il dragozzo? Eccolo laggiù, guardalo lì. Allora io direi che magari se li spariamo... Bravo, sparali tu. Ok. Ha già lanciato la meteora, via! Meteore bastarde. Dobbiamo fare in modo che venga qua. Arriva. Perché non voglio finire di nuovo nella lava. Non voglio che tutti i nostri cari animalozzi ci muoiano così stupidamente. Usti, quanto mi ha tolto di vita. T'ha beccato, mannaccia. Allora, caro dragozzo, che fai? Continui a svolazzare là sopra o scendi qua che ti facciamo il culetto a strisce? Dai, su. Allora, sta scendendo. Dai che non abbiamo tutto il giorno. Io continuo a girare perché non vorrei beccarmi per caso una meteora, sai com'è? Arrivano i Dimorphodon. Ok, arrivano, ce li mangiamo subito, non è un problema. Ok, mannaggia quanto sono bastardini però. Allora, il mio lupo, perfetto. Guardate come è già messo male, mannaggia. Ma scende questo fottuto drago, dai, cavolo. Dov'è? Ok, sta scendendo. Dai, andiamo subito a sbrindellarlo subito. Ok, vai. Mannaccia. Ah, sta venendo da voi. Ottimo, così non ci cadono nemmeno nella lava. Vai che gli diamo delle botte. Vai così. Vai, c'è il T-Rex che sta nella lava, perché? Vieni un pochettino più in qua. Dai così che gli stiamo facendo tanto male. Tanto. No, volato. Sì, 33. Oh, dai, sparali che gli rimane solo un colpo. Sparali. Lo do io. Ok. Oh, wow, abbiamo sbloccato il compartimento aspirapolvere. Fantastico. Pure il mettitore è buonissimo. No, mi stanno morendo. È la lava che ce l'ha ucciso. L'ho detto io che la lava è peggiore del boss. Ma porcaccia di quella miseria. No. Chi c'è rimasto? Sono i Rex, sono rimasti alla fine. Quelli più deboli sono rimasti. Beh, i più deboli, dai. Poveri Rex nostri. Dovremmo far tankare loro. Vediamo. D'altronde ci ma siamo cavati. Ma diavolo sinceramente non è neanche mai entrato, mi sa. Il diavolo no, è sparito. Non mannaccia. Non so che ce l'abbia fatto. Ma secondo me riusciamo a farci tutti e tre i draghi solo con i lupi. Sì, in effetti i lupi sono davvero devastanti. Devo proprio dirlo che se non avessimo avuto i lupi in questa serie io non sarei mai o mai arrivato a questi risultati. E sono davvero molto potenti. Bene, lanciamoci giù col nostro bel paracadute. Abbiamo preso gli ultimi artefatti e trofei da inserire per poter affrontare il boss. Ok, il boss più difficile, il più cazzuto. Sì. Però quasi metto al sicuro in tutti i nostri elementi. Guardate quanti ne abbiamo presi. Ma mannaggia, sono davvero tanti. Bene così. Il drago devo dire che è il più generoso di tutti i boss, mi sembra.
Ok, allora se mi lasciano passare, ok, riesco ad accedere. Io direi che possiamo procedere con il nostro terzo, ultimo livello di difficoltà. Devo dire che non sono messo proprio tanto bene. Se vuoi questa volta comunque parto prima io col lupo, così lo tengo un po', lo tocco tutta la vita. Però a vedere com'è andata dovremmo farcela. Speriamo sempre di sopravvivere. Beh, certo, sopravvivere è la cosa principale perché non possiamo perdere i lupi ed è quello che ci abbiamo L'unica dentro. cosa sono le meteore, bisognerà evitare le meteore. Sì, ma oltre alle meteore io credo che l'aspetto più pericoloso sia quella cacchio di lava, perché vabbè, è vero che adesso siamo in due con i lupi e quindi possiamo evitarla, ma quando sono da solo o quando si portano gli animali, il problema c'è perché finiscono dentro e ci muoiono. Eccoci qua nell'arena, Sparo già. bene. Aspetta, provo di usare un'occhiata alla vita. Allora, saliamo sopra il nostro lupacchiotto. 972.000 di vita. Quasi, quasi 1 milione, cavolo. Beh, tanta roba. Lo stai colpendo? Non lo so, vediamo. 10.000? No, ma Ho fatto 10.000. i miei 10.000 sono fittizi, non gli fa Vai, niente. adesso c'è questo. Ok, ma no, mi ha Usti, già dato usti, usti. fuoco. Ma porca miseria. Dai, 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 attaccate tutti. Dai, venite. Bravi, T-Rex. Bravo, vai così, 23.000 di danno. Forza così. Vedo il T-Rex tutto insanguinato. Cos'è sta storia? No, così non va bene. Oh wow, grandioso. Abbiamo preso altri due engrammi. Vasca lunare e quell'affare per clonare. Molto bene. Mamma, non è Benissimo. morto neanche un Rex. No, Ma guarda con quanta vita è rimasto, non ce n'è mamma morto mia. nemmeno uno. Questo però è messo male, si vede. Mannaggia, bravo T-Rexini miei, visto tu non avevi fiducia nei T-Rex. Anche se credo che abbiano fatto davvero poco, Confronto ai lupi che fanno 23.000 di danno, i loro 200-300 punti che tolgono non sono poi quelle granché. Bene, bene, siamo riusciti anche nell'ultima impresa, benissimo così. Sono Sì, due. guardate quanti elementi, c'è una cosa impressionante. Guarda, sappiamo come farmare elementi, basta che andiamo solo noi due. Ok, ecco che siamo qua di ritorno. Allora, io direi che possiamo lasciare qua i nostri animali, tanto alla fin fine non ce ne importa più di tanto di questi T-Rex. Li lasciamo qui perché sicuramente ci dovremo tornare. Adesso il problema è. Aspetta, ci penso. Facciamo il metodo geometrico di Allora, prima. ok, non avendo la Esattamente. scaletta, per salire sul Quetzal, mannaccia, lui si deve mettere un pochettino Sì, che tanto se vogliamo sotto. venire a farmare usiamo solo quello. Vai, vai, Sì, portati sì. pure. Qui si deve mettere un pochettino più sotto e noi zompettiamo sopra con gli animali. Allora, l'astra la possiamo mettere qua, anche se volando ci poteva anche seguire, non era il problema quello. Prendiamo i nostri due lupacchiotti, li portiamo sulla base. Bene, cari figlioli, credo proprio che abbiamo completato il nostro muro dei trofei. Ora tutte le teste dei boss sono sul nostro muro. Che figata! Ma non credo che resteranno qua a lungo, perché dobbiamo accedere alla caverna Tech, quella che è posta nel vulcano. E per accedervi necessitiamo di inserire purtroppo i nostri bei trofei dei boss. Quindi pian piano li toglieremo tutti. Ma prima di tutto andiamo a vedere un paio di cosucce. Allora, ecco qua quello che abbiamo ora a disposizione delle tecnologie tech. Vediamo un pochettino, scriviamo tech. Così, no. Allora, devo dire che con i boss ne abbiamo trovate davvero tante tecnologie. Ma faccio una piccola premessa.
Vi avevo detto pochi episodi fa che aspettavo di trovare e sbloccare attraverso l'uccisione dei boss gli engrammi che già non si sa come perché avevamo sbloccato. Ma ho anche fatto un ragionamento successivamente che se sono già sbloccati possiamo uccidere i boss quante volte vogliamo, ma non ci verrà mai fuori la scritta engramma sbloccato se è già stato sbloccato. Quindi è inutile che proverò più e più volte ad affrontare la Broadmother o lo scimmione, il Gigantopithecus, sperando che mi sblocchi qualcosa che ho già. Motivo per cui adesso ci andremo a craftare tutta questa meravigliosa tecnologia. Allora, guardiamo un pochettino che cosa abbiamo. Vabbè, abbiamo la ringhiera, abbiamo la fondamenta tech, ok, bene. Che oltretutto non richiede elementi, per fortuna, ma solamente lingotti di metallo e pasta cementifica, quindi benissimo. La stessa cosa la ringhiera. Abbiamo il nostro generatore tech, ok, finalmente possiamo alimentare in maniera pulita e infinita la nostra base. Ah, vediamo, chiede 30 elementi, 120 per le nere, cavolo non è poco, è davvero tanto metallo, ci servirà davvero tanto metallo. Ora come ora ne abbiamo all'incirca 15.000 se non sbaglio. Poi andiamo avanti, teletrasporto, oh benissimo, permette di viaggiare istantaneamente tra i teletrasporti, molto bene. Il problema è che richiede ad ogni stazione che ci sia il generatore tech e quindi questo lo limita un pochettino. Anche in questo caso tantissimo metallo, 150 per le nere e 85 elementi. E poi ecco, questi due sono i più belli perché ci permette, abbiamo l'aspirapolvere, facciamo le pulizie. Ci permette di costruire finalmente, direi perché da tanto che la voglio, la base subacquea. Quindi andremo nell'altra base che abbiamo incominciato a fare, che se vi ricordate si affaccia appunto sull'acqua. L'avevo appositamente predisposta così in modo da poter facilmente configurare anche una base subacquea. Chiede 3 elementi e ben 40 pezzi per ogni compartimento. Non è proprio poco. Questo addirittura un po' di più, dobbiamo anche capire la differenza tra una e l'altra. Ah, questa qui è quella che permette l'accesso all'interno della struttura, come vedete c'è un boccaporto diciamo sotto e presumo anche sopra, mentre queste qua sono chiuse su tutti i lati, ok. Poi abbiamo la nostra torretta che ce l'abbiamo dal primo boss, abbiamo il costume del gigantosauro che già con tanta felicità utilizziamo da qualche episodio, abbiamo la serra, la sella per il T-Rex, wow! Molto wow, ma quello che ho letto è che questa specialissima sella però non permette ai T-Rex di entrare nelle arene e quindi mannaccia, nelle arene ci dobbiamo andare sempre con i T-Rex normali, quelli bassi bassi, lisci. Poi abbiamo la sella per il megalodonte, bene, sono curioso di vederla. Ah, vediamo un po', 140 per le nere, 55 elementi, beh dai, non è tantissimo. Mentre per il T-Rex, beh, siamo sempre lì, va bene. Per il Mosasauro che mi piace tanto, oh sì, questo sì. Sono sicuro che con questo godremo davvero molto, 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 molto. Poi abbiamo queste due cose qui che sono state ricercate nel momento in cui abbiamo ucciso rispettivamente il Dodorex e il Gorilla, il Gigantopithecus boss, quello che abbiamo trovato nelle zone innevate. Quando abbiamo ucciso il boss prodotto dalla mod Extinction Core. Poi vediamo un pochettino. Queste sono le cose che abbiamo ottenuto tutte con l'uccisione del boss umano. Poi abbiamo l'ingresso imponente. Oh wow, bellissimo. Però richiede un botto di cose. 40 elementi anche. Abbiamo la passerella, abbiamo il soffitto tech che comunque richiede elementi, anche questo. Abbiamo il soffitto bucato, mannaccia poi ci entrano gli spifferi d'aria. Abbiamo la porta, devo dire che questa è davvero molto cinematografica, bellissima. Poi abbiamo le fondamenta, abbiamo la scaletta, il pilastro, la rampa con le lucine sui lati, che bella. Abbiamo la botola, abbiamo il muro tech che sembra più che altro un cartellone pubblicitario, quello delle autostrade. Poi abbiamo l'ingresso, ok, la finestra, abbiamo la finestra tutta tech, bella bella. Poi abbiamo le parti inclinate, abbiamo il tetto inclinato, okay, la scala e poi, oh, qua sotto altre cose belle interessanti. Abbiamo finalmente anche questo, oddio c'è bello, che bello. Abbiamo il replicatore di tech. E ora devo capire anche come si fa ad ottenere. Poi abbiamo il trasmettitore, trasmette oggetti, sopravvissuti e creature ad altre arche. Richiede il progetto tech per essere utilizzato. Ok, forse per essere passato, per passare le cose tra un server e l'altro? Non lo so. Boh. E poi la camera di clonazione, che figata. Molto bello, questo qui non lo conosco, lo dobbiamo sperimentare.
Di carne al fuoco ce n'è davvero tanta. Questo ce l'abbiamo già. Campo di forza che dovrebbe in teoria riuscire a proteggere una determinata area. Portone, portone, ingresso. Abbiamo gli stivaletti, così ora finalmente ci possiamo togliere anche quel maledetto paracadute. Non cadiamo più. E poi abbiamo tutta l'armatura. Guardate che bello. I guanti che servono per spaccare le pietre e raccogliere risorse senza attrezzatura. L'elmetto che ci permette di vedere al buio e di individuare i nemici. Abbiamo i pantaloni che credo che ci permettano di correre. Abbiamo la pettorina che ci permette di volare. Abbiamo il fucile tech, immaginatevi cosa può servire. E la granata tech. Beh, direi ormai siamo techizzati alla grande, siamo ultra tecnologici. Bene, tutte queste cose sicuramente le vedremo nel prossimo episodio, perché io non vedo l'ora di usarle. Spero di avere sufficienti risorse. Ci sono già spawnati 3 boss nella mappa e quindi quelli ci regaleranno tanti altri elementi, quindi nel prossimo episodio sappiamo già che cosa fare. In quelli successivi molto probabilmente potremo andare a scoprire quel vulcano lì. Sì, facciamo il nostro primo livello di difficoltà nella caverna tech e poi successivamente, visto che me lo state chiedendo in molti, volete che tamo un animale subacqueo e direi perché non incominciare magari con lo squaletto. Da metterci in modo da metterci la tuta tech, e se siamo fortunati magari tamare anche un bel mosasauro alfa. Esiste anche l'omega, ma quello è abbastanza raro. L'alfa invece ne ho già trovati tanti, ne ho già uccisi tanti con i nostri Baryonyx, che insieme sono veramente uno squadrone micidiale. Bene, cari figlioli, abbiamo chiacchierato molto, quindi direi che è il caso di chiudere il video. Io come sempre vi ringrazio, se vi è piaciuto mi raccomando lasciate like, condividete con i vostri amici, passate anche dalla pagina Facebook, e noi ci vediamo come sempre prestissimo in un prossimo episodio. Ciao a tutti! Ah, dimenticavo, un ciao anche ad Andrea che se n'era già andato, non so se ve ne eravate accorti.